Buongiorno, allora io sono Michele Luzzi, sono il segretario del club Lortate a Roma, come è stato giustamente detto, e in quanto tale diciamo, mi occupo degli aspetti più prettamente operativi e organizzativi, quindi sono qui per raccontarvi le cose che stiamo vedendo, come le stiamo impostando, come le vogliamo fare, lasciando a voi poi diciamo, l'onere di eventualmente darci tutti gli elementi che volete su come proseguire, come acquistare il tiro o come partecipare a quello che stiamo facendo. Abbiamo parlato di un programma, cosiddetto fanfare in giardino, bisognerebbe prima appunto fare una precisazione su quali sono le caratteristiche, diciamo, quali sono le caratteristiche di base di questo programma, si sente ancora, sì? Si è scritto. Diciamo intanto è innanzitutto un piano di iniziative, significa una serie di cose che devono essere fatte una dopo l'altra. È un programma cosiddetto perché diciamo, prevede la realizzazione di singoli progetti che siano tra loro conseguenti e correlati, però è anche una proposta, perché il tipo di approccio che stiamo dando, essendo noi un'associazione privata volontaristica, è comunque un programma che prevede l'interfacciamento con gli aspetti, con i soggetti istituzionali del territorio cittadino. E in questo senso quindi è una proposta che verrà avanzata anche nelle sedi opportune, e soprattutto poi è uno scopo da condividere, perché diciamo alla fine della fiera abbiamo da fare un percorso abbastanza lungo, abbastanza articolato, che richiederà sforzo, impegno, energie da parte di tutti quanti. Ma l'importante è ricordare sempre che vogliamo arrivare, come dire, non stiamo facendo una lottizzazione, stiamo cercando di realizzare qualche cosa da lasciare alla città. Quando diciamo che vogliamo riportare la natura in città è perché la nostra attenzione parte proprio dalla città e dal suo rapporto, diciamo, squilibrato attualmente con le componenti naturali, spesso assenti in vaste zone, diciamo, del territorio cittadino. Sappiamo che la città sta diventando l'elemento più importante del vivere umano a scala planetaria. Nel 2007, dicono le statistiche, abbiamo superato la soglia del 50% di persone, di esseri umani, che vivono in un ambiente urbano rispetto a quelli che stanno fuori dall'ambiente urbano. Si dice che nel 2050, si dice perché facendo proiezioni avanti è sempre bene, diciamo, sapere che non è detto che poi accada, però si dice che arriveremo al 70% di persone. 70% e 50% sono, diciamo, valori relativi. Quando andiamo sui numeri stiamo parlando di un'ipotesi di 8 miliardi di persone nel 2030 che abiteranno la nostra terra. Di questi 8 miliardi, 5 miliardi vivranno in città e soltanto 3 miliardi nel resto del territorio. Le città, qui vedete questa mappetta simpaticamente, diciamo, elencati con dei pallini gialli, dei pallini rossi, arancioni, dei megalopoli che si stanno sviluppando in giro per il mondo nei diversi continenti. Quindi, diciamo, alla fine della fiera dobbiamo tener conto del fatto che staremo tutti quanti vicini, stretti in strutture abitative sempre più concentrate. Ci dicono anche le statistiche e le proiezioni degli economisti urbani che di questi 5 miliardi, 2 miliardi vivranno sostanzialmente in favelas, cioè in strutture periferiche molto degradate all'interno del perimetro dei confini cittadini. Questo, diciamo, come andamento generale nel resto del mondo. Però è certo che la città è l'habitat primario degli esseri umani, quindi diciamo, noi non dobbiamo più pensare al nostro habitat come un habitat indistinto. Noi non siamo gente che occupa semplicemente del territorio, delle terre emerse. Noi abitiamo in una città, viviamo in scatole di cemento e camminiamo su strisce di asfalto. Non viviamo più sotto un cielo azzurro, non camminiamo più sulla verba verde. Insomma, questo già ormai da molto tempo, però è bene anche dirci. A questo punto, migliorare la qualità dell'ambiente urbano in cui viviamo diventa anche non più, diciamo, semplicemente un ideale che si persegue in virtù di propri orientamenti personali, diventa semplicemente un fatto addirittura di convenienza della gente che vive in città, cercare di migliorare la qualità del posto dove si vive.
In Europa le cose vanno analogamente, anche se mitigate, dal fatto che l'Europa è un continente in cui le città sono più ricche, hanno più tradizione storica, hanno una cultura più sedimentata e hanno una demografia che è in calo, perché da noi, come noi diciamo, nei paesi europei, la demografia autoctona, per così dire, non è in crescita, è in stagnazione, siamo addirittura in regresso. Ciò non di meno, anche nelle nostre città esistono le periferie. Le periferie sono le zone di maggior fragilità, diciamo, del tessuto urbano, anche se sono diverse, più vitali o comunque diciamo più supportate rispetto ad altre realtà, come possono essere le periferie e le zone degradate di una megalopoli del continente asiatico, l'India piuttosto che. Anche da noi comunque questa differenza tra il valore medio di quello che è il tessuto diciamo, urbano, architettonico ed economico di una città e le periferie comunque esiste ed è evidente. Qualcuno dice che le periferie sono una città del futuro. Sapete che per caso ieri diciamo, addirittura il nostro Ministero dell'Istruzione ha dato tra i temi della maturità diciamo, delle scuole secondarie anche questo, prendendo un articolo di Renzo Piano di qualche mese fa in cui parlava di frammentare le periferie. Perché è vero che le periferie sembrano essere più degradate dal punto di vista urbanistico, architettonico, eccetera, eccetera, però è anche vero che sembrano anche essere quelle più vitali, sono quelli gli ambienti in cui è possibile che nasca con più facilità qualcosa di nuovo, qualcosa di migliorativo, e da lì comunque nascono in ogni caso le energie che possono essere utilizzate in un contesto articolato come quello urbano per cercare di fare un salto di qualità, e comunque da lì nascono le esigenze di miglioramento primario della qualità dell'ambiente. Per questo diciamo, si cerca di partire da un'attenzione particolare sulle periferie, e per questo, come vedremo poi, il nostro programma parte dal presupposto di andare a realizzare degli interventi su territori che sono confinanti con il centro storico, ma sono più sulle borgate periferiche, e sono, diciamo, possono costituire dal punto di vista territoriale un elemento di snodo tra quello che è un tessuto diciamo, urbanisticamente intoccabile, che è il centro storico tradizionale della città, e quello che sono le periferie più lontane, o addirittura la fascia a cavallo del raccordo anulare, che sono le ultime mura che abbiamo costruito a Roma, con le mura italiane, con le serviane, sono in realtà costruite dal nostro raccordo anulare. Quindi a cavallo dove comincia ancora il residuo di campagna romana, e a cavallo tra questo e il centro storico che per noi diciamo, ha una sedimentazione diciamo, archeologica e storica intoccabile. Le cose per cui partire, quando si parla di rinaturalizzazione, diciamo, è inutile riscoprire l'acqua calda, sappiamo che, e poi chi viene dopo di me ne parlerà anche meglio e più diffusamente, sappiamo che il tema della biodiversità è uno di quelli che è più diciamo, a rischio nel mondo moderno in generale e nei tessuti urbani in particolare. Di biodiversità diciamo, se ne può parlare tantissimo in città, se ne può trovare pochissima perché diciamo, via via che il tempo passa cose peggiorano. Sicuramente si può dire che in ambiente urbano quello che è evidentissimo è l'aumento dei fattori inquinanti, nonostante tutte le politiche e gli interventi tecnici in cui si cerca di mantenere dei bassi, e la riduzione quantitativa e qualitativa degli habitat. A questo punto poi bisognerà anche chiedersi un pochettino rispetto alle variabili urbanistiche che vengono utilizzate nella pianificazione e nella realizzazione di nuovi quartieri, di nuove città, nella gestione e manutenzione dell'esistente, fare un attimo di riflessione e forse anche di diffusione diciamo, di conoscenza più approfondita tra la cittadinanza comune di che cosa intendiamo quando ci dicono che abbiamo del verde medio pro capite, perché mi parlano degli urbanisti che dicono che io personalmente dovrei avere 15 metri quadri di verde a mia disposizione. Li ho cercati spesso, non l'ho provato, ho chiesto al popolo, ma questi 15 metri quadri miei dove stanno? Fatemelo sapere, così vado a fare un picchetto ogni tanto, porto un po', non lo so.
Poi questi 15 metri quadri comprendono tutta una serie di cose, comprendono tante cose che vanno dalla guardrail in mezzo alle strade fino alle zone, alle strutture sportive, che sono sicuramente dedicate al tempo libero, sono libero, vabbè, però sono verdi, non lo so, insomma, io ho due figli che giocano hockey sul prato da tanto tempo, non interessando, né pensavo che facessero la vita a contatto con la natura. Un giorno che sono andato a vedere una partita ho scoperto che il campo è sintetico, cioè è un biliardo di tessuto 100 metri per 50, però quello fa parte dei miei famosi 15 metri quadri di verde. Allora, un po' di chiarezza su queste cose anche ci vorrebbe, insomma, un conto è l'erba, un conto è il tessuto, un conto è il cemento diviso di verde, sì, è tutto verde, ma non è la stessa cosa. Quindi quanto verde naturale abbiamo effettivamente? Roma gode della disponibilità di grandi parchi pubblici, è vero, come vengono definiti i polmoni della città, è sicuramente vero, lì fanno tanta fotosintesi corvegliana, respirano benissimo, però sono concentrati, sono verdi a disposizione dei cittadini, mi chiedo, è una domanda, se io devo prendere l'automobile e fare mezz'ora per arrivare a fare una passeggiata di 15 minuti in un parco, è verde accessibile o no, o più o meno, insomma è una cosa che va un po' capita, quindi dove localizzare? Senza voler smontare i parchi pubblici che stanno bene quest'anno, la Ada, la Panfili, eccetera. Però nei vari quartieri il verde vero accessibile alle persone dai 5 agli 80 anni che con una passeggiata da casa in 10 minuti arrivano in un parco e possono beneficiare di un contatto diretto con la natura. Quanti ce ne sono e dove sono? A parte si dovrebbe parlare anche del verde privato, perché il verde privato è privato, però secondo me anche il verde privato dovrebbe entrare in una sorta di censimento, almeno conoscitivo, della parte pubblica, per sapere effettivamente dove stanno queste risorse, effettivamente la risorsa verde dove e come è messa a sistema, perché una volta che esiste il verde è comunque messo a sistema. Detto questo, quindi, se vogliamo fare dei progetti di rinaturalizzazione, almeno dei criteri diamoci, insomma, cioè zero cemento significa che cerchiamo di andare a costruire niente per fare, non facciamo insomma, il museo delle piante, e noi costruiamo un building, facciamo un building di 8.000 metri cubi per dentro fare il museo delle piante, quindi i bambini, che sennò facciamo un favore palazzinare, ma certamente non rinaturalizziamo. Ma cerchiamo di parlare di specie autoctone nei limiti del possibile. Cioè, se anche qui se cominciamo a fare import-export di prodotti che vengono dal resto del mondo per costruire le sede tropicali hanno un senso, ma altro senso, diciamo. Ma se parliamo di territorio urbano esteso in senso stretto, cerchiamo di privilegiare le specie autoctone, sia vegetali che animali. Privilegiamo l'uso dell'esistente. Guardate dove siamo. Siamo in una struttura, diciamo, post-industriale, abbandonata dal tempo, che è stata recuperata. E Roma è piena di situazioni di questo genere, è piena di manufatti abbandonati, moltissime di proprietà pubblica che aspettano non si sa bene che cosa. Allora anche questi messi rapidamente a disposizione di iniziative no profit che hanno, diciamo, tutto e solo l'interesse di dare ricadute sul territorio urbano, sul territorio cittadino, potrebbero essere anche una cosa da, diciamo, da sostenere. Il termine della permanenza, e questo è un fatto, diciamo, se vogliamo, molto specificamente legato al nostro tema delle farfalle. Se voi andate su internet e cliccate il giardino delle farfalle trovate mezzo milione di referenze. Questi sono esperimenti che vengono fatti in continuazione, durano magari una stagione, magari ci fa un convegno, magari una pubblicazione e poi scompaiono. Per fortuna rinascono da altre parti del territorio, ma hanno un problema di permanenza nel tempo. Allora, un altro parametro che ci siamo posti di tenere a mente nel fare queste cose è cercare di costruire delle cose che si possano inanellare una dietro l'altra e che possano ognuna, quella dopo, sostenere quella prima, in modo da riuscire a mantenersi nel tempo, a restare nel tempo. Fare una bella di una fiorita non ci vuole molto, insomma, 300 euro di spesa, 2 giorni di lavoro e quella per una stagione sta a posto. Il problema è la stagione dopo, ci sarà ancora, qualcuno adorerà, qualcuno sistemerà, farà, non lo so. Anche qui poi sarà interessante parlare degli aspetti di verde pubblico, servizio pubblico dei giardini, insomma lì abbiamo una spesa di 40-50 milioni l'anno di costo per la struttura che deve gestire il verde pubblico romano.
però se vende l'ubbio con altro sono solo tre parchi, insomma c'è attenzione pure a come fare a ampliare, modificare, riorganizzare. Sono domande che ci dobbiamo porre. E quindi quando diciamo pensiamo a un percorso di rinaturalizzazione che cerchi possibilmente anche di lasciare delle tracce nel tempo, che resti ancora in vita, che esista ancora tra un paio d'anni, abbiamo pensato al centro didattico permanente della Locanda dei Massimi, che è un punto di partenza importante. C'è poi chi vi racconterà molto meglio di me come è fatto, ma concettualmente è una location che sta sul bordo di un'area protetta, in una zona che è periferica, perché è una borgata, sta al fianco del cordiale, non lo credo tutti quanti, e diciamo in questo modo riesce a contemperare il fatto di poter avere dietro un back office, lasciatelo chiamare così, che è andato da questa grande area, diciamo, che ha tenuto dei massimi, l'area protetta, e che quindi diciamo, ha quindi un sostegno naturale per fare insieme di questo genere, anche se sono zona di confine. È esattamente sotto il cordiale, quindi in un tessuto urbano che merita attenzione e sul quale si può, in secondo punto, da ricominciare a sviluppare un'attività didattica per il coinvolgimento dei giovani su queste tematiche. Il coinvolgimento dei giovani è importante perché, voglio dire, i ragazzini di oggi saranno gli adulti di domani, questo ce lo diciamo sempre, ma se non lo spieghiamo a loro queste cose, è inutile con la mia nonna che a malapena sente quello che dico per raccontargli che dobbiamo fare il dovere per farlo. Dobbiamo dirlo ai giovani. Una campagna didattica un pochettino smart, un pochettino flessibile, un pochettino accattivante può essere utile per avvicinarli a queste tematiche, soprattutto i giovani delle scuole primarie che stanno nelle periferie che ancora godono della vicinanza con degli aspetti naturali. Se andate al centro non trovate più nessuno. Io casualmente abito all'epoca, quindi ho ancora per verde, tutto verde finto per verde. Allora i miei figli un pochettino sì, ma già chi sta più verso il centro della città, diciamo, sull'asse della Corona, che esce da San Paolo in poi, il verde, lo frequenta poco, sa poco. Non è solo che non sanno più i ragazzi oggi cos'è una gallina o una mucca, non sanno nulla. Appunto, neanche le farfalle le cose, allora cerchiamo di vedere le farfalle. Allora, questa prima location della Locanda dei Massimi è importante perché è, diciamo, il prototipo di quello che si può fare dopo. Percorrendo tutto l'anello delle periferie romane, andando a cercare altre location lungo questo territorio, noi possiamo replicare questa esperienza facendo altri giardini cittadini, su ognuno di questi installando una iniziativa, un'attività di didattica per servire le scuole del quadrante romano di interesse. E in questo modo riusciamo, se passiamo al primo step e riusciamo ad arrivare al secondo, al terzo, riusciamo a inanellare una serie di cose. Vedrete anche meglio dopo che per fare queste cose il supporto istituzionale è molto importante, perché non possiamo andare a fare queste cose senza il supporto, diciamo, della scuola, da parte del comune, da parte. E poi c'è il tema casa delle farfalle, è un punto interrogativo perché l'abbiamo messo alla fine di questo percorso. È una cosa che piace di tutti, ma è una cosa, diciamo, che ha un taglio diverso, perché è quello che servirebbe a dare l'impatto sul segmento, lasciatelo chiamare così, degli adulti, non dei giovani. Sono gli adulti quelli che sono interessati ad andare a vedere, cioè fanno finta di portarci il figlio e il nipote, ma sono loro che vogliono entrare nella casa delle farfalle a vedere che cosa c'è. Quindi diciamo, è una struttura di tipo diverso, l'abbiamo messa un po' dopo, alla fine di questo percorso, perché bisogna, diciamo, arrivarci, e potrebbe essere un elemento importante per la città, ma bisogna arrivare. Allora faccio rapidamente un po' di flash di immagini tanto per vedere, perché così qui sono presidente e servizio. Il centro didattico si presenterà così, sono state già fatte le prove generali l'anno scorso, diciamo, adesso dovremo cominciare, diciamo, ex novo. Questo è l'ingresso di questa tenuta, di questa Locanda dei Massimi, nella tenuta Omora, la protetta e cordiale, la protetta cade sotto la giurisdizione di Roma Natura, che abbiamo appena rappresentato. Questa è l'area, ci sono già di manufatti leggeri che sono preesistenti, che potranno essere riutilizzati senza toccare nulla e fare nulla. Vedete questi due bussolotti esagonali, potranno servire uno come info point, una reception delle comitive, delle scolaresche, due altri bussolotti potranno servire per le attività di servizio alla parte, diciamo, invece floreale e faunistica, che è questa qui in fondo, dove andranno allestite, senza fare strutture, ma semplicemente lavorando sulla luce, delle aiuole e
delle aree di ombre d'arancio. La campagna didattica può riguardare fino a 400 scuole primarie statali nel territorio del comune. Richiedono 400 scuole, 250 circa statali, 150 circa paritari, quindi privati ma associati, che sono circa 4.000 classi su 5 anni. Allora, sotto, tanto poi se volete ricordare che potete scaricare le slide dal sito, ci sono un po' di aspetti che adesso vado a far vedere rapidamente. Si può immaginare una stagionalità che duri un anno e accompagnare i ragazzi di 5 anni, scuole primarie per 5 anni, facendo fare cose diverse dai 5 anni, con questa stagionalità alternando attività in aula con attività di campo. Immaginare dei contest, immaginare di utilizzarli per fare loro stessi il monitoraggio di come procedono, le cose sul territorio, per scoprire se la fauna effettivamente si sta rivelando, si sta rimuovendo o meno. La campagna didattica, come d'obbligo di questi tempi, dovrà usufruire di supporti, diciamo, di multimediali e informatici. Stiamo mettendo a punto delle applicazioni che possono agevolare il riconoscimento di farfalle con base di immagini e di fotografie, un database che stiamo costruendo e verrà messo a disposizione dal sito, la manualistica sulla quale pure c'è una messa di produzioni realizzate nel tempo, un sito web dove cercare di verificare e informare non solo sui lavori svolti, il monitoraggio, il fotosafari che faranno i ragazzi nelle scuole, ma anche informare le messe di processo. Questi giardini cittadini della seconda fase, come dicevamo, qui vedete, questa è la zona del territorio del Comune di Roma, i pallini rossi sono le zone dove sono disponibili dei centri culturali comunali. Allora, appoggiarsi sui centri comunali è importante perché è una struttura pubblica, è una struttura che di solito dispone di un minimo di verde pubblico intorno. Sì. 10 secondi per scegliere le slide fino alla fine. Abbiamo cominciato appunto con la Canta dei Massimi, abbiamo visto l'Aldo Fabrizi dove esiste già un giardino delle farfalle sul quale si potrebbe cominciare direttamente la seconda fase dell'attività didattica, abbiamo visto Versa Orante che è la prima terra in zona euro, vicino a Cesare Parigi, e poi abbiamo da parlare un po' il tiro di questo tema della Casa delle Farfalle. Una casa di farfalle a Roma sì o no? Sappiamo che a Vienna c'è, a Londra c'è, a Parigi c'è, a Roma perché non la dobbiamo avere? Chiediamoci anche queste cose, insomma, no? Siamo una capitale di seconda categoria, no. Poi farla come struttura ex novo, farla utilizzando delle strutture open come quelle che abbiamo in davanti, farla andando a recuperare una struttura post-industriale o farla da un'altra parte, questo diciamo, è un discorso che dovremo vedere. Anzi, chi ha da darci dei suggerimenti, ben venga, siamo contenti di ricevere questo. Manuele Puzzo, consigliere con l'indipendenza, dobbiamo mantenere diciamo, una rotta precisa, sapete che abbiamo tante cose da fare, pianificare, controllare, sappiamo anche che dobbiamo dare la giusta priorità ai singoli contributi, ai singoli elementi, insomma, cioè per le farfalle sì, ma qui dobbiamo fare bene. E comunque le nostre farfalle, i nostri giardini devono servire alle persone, non sono cose che fanno parte della nostra produzione umanistica, ma devono avere uno scopo civico, non uno scopo. Io con questo ho finito, vi ringrazio, scusate. Grazie Michele. Prima di far intervenire Becky, mi sono scordato di ringraziare le tre artiste che ci hanno prestato le loro opere per allestire e rallegrare la sala. E sono Anna Maria Prola, Angela Maria Russo e Antonella Visintin. Grazie.